Allora, quello che è successo dopo è che il laboratorio video è diventato un'attività permanente. I ragazzi continuano a girare, hanno da poco girato, io ancora non ho visto un reportage sul Sudan. E noi siamo andati avanti su due binari diversi. Il primo è che dall'esperienza del sillabario è uscita fuori una troupe, un gruppetto di ragazzi particolarmente bravi, che hanno fatto un lavoro per l'UNESCO, poi hanno fatto un lavoro per la FAO, poi sono stati invitati in Sicilia per documentare dei lavori di un convegno sullo sviluppo in Africa e in quell'occasione hanno girato un documentario su Palermo che stiamo montando adesso. Quindi questa è un po' la punta di diamante, come loro vedono noi, cioè come loro vedono Palermo. Ed è stata un'esperienza, insomma, io adesso stiamo montando e effettivamente molto forte l'immagine che loro ci restituiscono della nostra realtà. Poi sono arrivati per documentare i lavori di un convegno che parlava dello sviluppo in Africa con tutti i papaveri che parlavano, sì, imprenditoria, di qua e di là. Poi hanno cominciato a ficcare il naso nella realtà palermitana e hanno capito che l'Africa è anche da noi, insomma, a parte gli extracomunitari con cui sono entrati in rapporto. Quindi quello diciamo è la punta un po' più estrema di questo discorso sul punto di vista, che il sillabario racconta l'Africa attraverso il loro punto di vista o la realtà di Nairobi, però adesso con lo sguardo dei turchi, si chiama così questo documentario, perché a Palermo chiunque abbia la pelle nera viene chiamato turco, è turco, è un turco. Si va un po' verso l'estremo, cioè sono loro che cominciano a raccontare noi. D'altra parte abbiamo continuato l'esperienza del sillabario africano cercando di coinvolgere sempre tanti ragazzi e abbiamo fatto dei notiziari, abbiamo fatto una serie di telegiornali, quindi abbiamo allestito uno studio con i presentatori, i reporters dal campo per raccontare gli 8 obiettivi del millennio delle Nazioni Unite. Sono questi 8 obiettivi che le Nazioni Unite si sono poste per il 2015, quindi dimezzare la povertà, mandare tutti a scuola, insomma questi obiettivi che hanno molto altisonanti, che poi se vengono declinati nella realtà dello slam assumono caratteristiche molto diverse. E quindi diciamo queste sono state le due esperienze parallele che sono seguite all'esperienza di TV Slam. Il sogno, diciamo, è quello di riuscire a creare una scuola permanente di video partecipato, perché poi questa forma di espressione si chiama video partecipato quando l'oggetto diventa soggetto del documentario, del film, del reportage, e di creare una televisione di strada lì a Nairobi. Televisione di strada significherebbe quindi struttura permanente con una messa in onda, magari un palinsesto molto leggero di 2 ore al giorno. E sfruttando il paradosso della baraccopoli, che è il fatto che tutti ormai nella baraccopoli hanno un'antenna, una televisione magari in bianco e nero riciclata, però quasi tutti ce l'hanno, e con una messa in onda di un raggio minimo, quindi senza interferire con i canali nazionali, si raggiungono 10-15 mila persone, quindi, perché la concentrazione è quella. Quindi questo per raccontarvi quello che è successo e quello che vorremmo che succedesse nel futuro. Poi non so se Guardi, continuando a sono particolarmente ispirato Quindi questo progetto qua di televisione andrebbe anche oltre le baraccopoli o è solo una cosa per loro? L'idea è di bypassare completamente diciamo, i canali nazionali o i broadcaster internazionali e di fare una messa in onda su web. Quindi televisione comunitaria e messa in onda su web. E mettendo in onda su web tu ti inserisci in una rete di network di televisioni di strada nel mondo in cui puoi scambiarti programmi. Quindi puoi ricevere programmi dal Brasile, dall'India, dall'Estremo Oriente e puoi mandare i tuoi programmi africani in giro per il mondo. E anche in Italia ci sono televisioni di strada. Quindi sarebbe un doppio binario, molto locale e poi questa cosa del web che invece è globale. Sì, no, non dimentichiamo che per quanto circoscritta e comunitaria può essere una televisione, nella baraccopoli che abbiamo visto, che viene descritta come un bel villaggio, antico e bel villaggio, che Kibera, che è la più grossa baraccopoli dell'Africa orientale, una delle più grosse del mondo,
vivono circa 700.000 persone. Quindi fare una televisione comunitaria, non anche in una piccola area, significa parlare a tantissime persone, significa mettere in rete tantissime persone. Per un'organizzazione come la nostra, che lavora in maniera specifica nel campo dell'intervento sanitario, potrebbe essere un enorme canale per diffondere informazioni. E, tornando all'episodio City e a questa straordinaria descrizione di Nairobi, credo che vi invito a fare un gioco, a guardare, collegarvi su internet, a guardare una serie di articoli che trovate online su Kibera e a guardare l'aggettivazione che troverete su Kibera e poi confrontarla con il modo in cui viene raccontata da questo ragazzo e come questo ragazzo ci di questa realtà spaventosa che sicuramente ci spaventa e ci inorridisce, che in qualche modo dobbiamo, sulla quale AMREF stessa lavora, nella quale lavora, cerca di fare degli interventi, ha costruito un ospedale, però vedere anche questo punto di vista diverso, cioè il fatto di qualcuno che è nato lì, che non ripete i classici aggettivi, povertà, sporcizia, ma dice che lì si vive come una grande famiglia, che rivela una grande verità poi per chi lavora sul campo, in questo campo, con queste persone, perché trova dei tessuti, dei network interni, delle persone che fanno, che si ammazzano, di cui nessuno parla, perché parliamo purtroppo solo poi degli eroi bianchi, che poi sono persone straordinarie come Zanotelli, come queste persone che vanno e fanno, portano grande sicuramente beneficio e valore aggiunto, ma poi non si parla mai di queste reti, di questo, non c'è mai questo sguardo interno, questa capacità di cogliere, e che poi è anche la ragione stessa per cui vale la pena aiutarli questi posti, no? Perché ci sono delle risorse, delle energie, nella totale Kibera peraltro non appare nemmeno sulle carte geografiche di Nairobi, almeno non appariva fino a qualche anno fa, perché non era un'area, era un'area informale, non era riconosciuto. Peccato che ci vive quasi un quinto della popolazione di Nairobi, un sesto della popolazione di Nairobi. Ah, lo zio è un mistero, è l'episodio più criptico quello, perché noi abbiamo parlato con Peter per cercare di capire, ma chi è questo zio? Come mai tu sei andato in questo, hai visto la foto di tuo zio morto? Allora, quello è un episodio che rimane così, è un po', è un sogno, il sogno è quello, no? Che è come se lui l'avesse sognata questa cosa, però poi il sogno è quello di tornare a scuola e poi c'è andato a scuola di te. Poi quando i ragazzi scrivono appunto il sogno, probabilmente la realtà, spesso attribuiscono agli altri le loro storie. È interessante questo lavoro, c'è tutto un lavoro di ermeneutica di questi. Sì, poi in realtà quello che succede è che più uno pensa di capire, meno capisce. No, per me è successo così in tutti questi anni. Avvicinandomi sempre di più a loro, alla loro esperienza, meno capisco. Non so, è un po' il problema dell'antropologia, secondo me. Più vai avanti e più ti fai domande e meno riesci a spiegarti tante cose. Ecco, però è una cosa positiva, dopo sono concetto. No, che in realtà la cosa straordinaria che abbiamo potuto verificare che nel 2001 è cominciato con una scommessa, dalle domande più stupide che uno si fa, legittime, diamo la telecamera, poi che fine fa questa telecamera, innanzitutto, no, capire anche come gestire una telecamera in uno slam, cioè i ragazzi spesso erano lasciati liberi di entrare in alcune situazioni e vedete una certa libertà che non trovereste mai in qualsiasi altro documentario, le persone, non ci sono centinaia di bambini che si mettono immediatamente davanti alla telecamera, le situazioni sono molto naturali perché loro spesso, noi eravamo quasi sempre presenti, però eravamo a distanza, c'erano dei volontari che lavoravano con loro, loro avevano dei badge che spiegavano che stavano facendo un progetto, avevano un bambino di strada, non aveva una telecamera in mano, viene subito preso, messo in un cellulare e portato in prigione come Caduso. E, mi sono perso.